Buongiorno, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di WCI Talks. Siamo oggi in collegamento con Maurizio Mazziero, fondatore della Mazziero Research. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, buongiorno Massimiliano, grazie dell'invito e un saluto al vostro pubblico. Oggi ti abbiamo come ospite per parlare soprattutto di debito pubblico e economia italiana. So che nei prossimi giorni sta per uscire la vostra nuova ricerca periodica. Ci puoi anticipare qualcosa? Ci puoi dire di cosa si tratta? Sì, l'Osservatorio Economico Italiano è il 41esimo numero trimestrale, quindi usciamo ormai da oltre 10 anni e in questo osservatorio noi andiamo a fare una ricognizione su quello che è lo stato del debito pubblico, facciamo delle stime future, al momento le nostre stime giungono sino a giugno 2020, andiamo anche a vedere quello che è lo stato del PIL. Facciamo delle stime, abbiamo già pronte delle stime sul PIL del 2021, suddiviso per i vari trimestri e anche su base annuale. Andiamo anche a vedere quello che è circolante sui titoli di Stato, inflazione e mercato del lavoro. E naturalmente Come sarà disponibile da giovedì sul sito mazzieroresearch.com. sull'andamento dei conti pubblici, cosa ci puoi dire? Sappiamo che lo scorso anno, nel corso 2020, il debito pubblico è aumentato notevolmente per far fronte all'emergenza dettata dal coronavirus. L'Europa ha allentato i vincoli di Maastricht, quindi si può sforare il famoso tetto del 3%. Ma dici tu cosa è emerso dalla vostra ricerca? Sì, allora, naturalmente esattamente come accennato, grande incremento del debito nel 2020, più 159 miliardi che sono stati supportati con nuove emissioni, con notevoli emissioni in più anche di titoli di Stato. Che cosa ci aspetta adesso dopo la piccola riduzione nel mese di dicembre? Siamo in questo momento a 2.569 miliardi. Beh, il debito ripartirà molto velocemente, riparte sempre una consuetudine nei primi mesi dell'anno e in qualche modo dovremmo arrivare a giugno in una forchetta tra 2.640 e 2.682 miliardi. Dopodiché ci sarà una fase un pochettino più di calma relativa, un leggero calo, comunque per giungere su fine anno su dei livelli che non sono molto discosti dai 2.650 miliardi. Però la strada è ancora molto lunga e quindi vedremo che cosa succederà. Nonostante l'aumento che ci hai pronosticato e comunque quelli che già si erano verificati nel corso dello scorso anno, le agenzie di rating non sono intervenute nelle ultime riunioni, non sono intervenute tagliando il giudizio sull'Italia. Anzi, addirittura hanno affermato che il debito pubblico dell'Italia è sostenibile anche per il calo degli interessi. Cosa ci puoi dire a proposito? Sì, allora intanto tra l'altro troverete chi andrà a leggere su questo osservatorio troverà naturalmente anche la sezione del rating, potrebbero addirittura esserci delle sorprese in positivo, magari qualche modifica positiva, magari dell'outlook. Attualmente il debito è completamente sostenibile, è sostenibile per due ordini di motivi. Il primo, di fatto tutte le maggiori emissioni che sono state fatte per finanziare quel grosso salto del debito che abbiamo detto poco fa, sono state di fatto assorbite dalla banca centrale, quindi diciamo che queste maggiori emissioni che ci sono state non hanno pesato sul mercato. Quindi questo è un elemento principale che definisce la sostenibilità del debito pubblico e delle nostre emissioni di titoli di Stato. Dopodiché c'è anche un altro elemento che è legato al fatto che c'è stato un calo generalizzato dei rendimenti dei titoli di Stato, un calo che è da un lato diciamo abbastanza implicito dovuto ai forti acquisti della Banca Centrale e dall'altra parte senz'altro è un attributo di fiducia nella guida del nostro governo da parte di Mario Draghi. Detto questo, la spesa per interessi comunque dovrebbe diminuire all'incirca di 1 miliardo nel 2021.
come spesa lorda, e quando parliamo di spesa lorda intendiamo la spesa che va a finanziare i titoli di Stato, saremo intorno ai 64,6 miliardi, 1 miliardo in meno rispetto ai 65,6 del 2020. La spesa netta, che terrà conto comunque anche degli interessi che lo Stato comunque incassa, si aggirerà nel 2021 intorno ai 56 miliardi. Ecco, hai parlato di Draghi. Ricordo ovviamente Draghi nella prima settimana in cui è arrivato a Palazzo Chigi, lo spread è sceso notevolmente, ma grazie soprattutto anche agli acquisti della BCE. Ecco, ci puoi magari fare un po' un resoconto dell'operazione che ha fatto la BCE lo scorso anno e che farà ancora quest'anno? Mi sembra, oltre, diciamo, al piano di quantitative easing in atto, c'è poi stato lanciato lo scorso anno un piano straordinario di acquisto, di ulteriore acquisto di titoli, per sostenere la ripresa dell'economia italiana. Ecco, a quanto ammontano finora gli acquisti della BCE? Gli acquisti della BCE, per quel che riguarda i titoli italiani, sono arrivati al 25,9% del nostro circolante. Quindi di fatto la banca centrale controlla un quarto dei nostri titoli di Stato. C'è da dire che gli acquisti stanno proseguendo, però sono tendenzialmente in calo, nel senso che la banca centrale non acquista completamente i quantitativi che avrebbe la possibilità di acquistare attraverso quel programma di acquisti di sostegno per la pandemia. Nello specifico, in questo momento vengono acquistati qualcosa come 50 miliardi con questo programma, a cui si aggiungono all'incirca 15-20 miliardi del normale quantitative easing, e però in realtà potrebbe acquistare, anziché i 54 acquistati a gennaio, potrebbe addirittura acquistarne 74. Questo, diciamo, è un elemento che ci dà, diciamo, la percezione che in questo momento i mercati sono tranquilli, si riesce a finanziare tutto sommato le maggiori emissioni di titoli di Stato, non solo dell'Italia ma di tutta l'Eurozona. Il mercato è abbastanza tranquillo, lo vediamo anche nei tassi, tassi che sono molto vicini allo zero, se non per alcuni paesi anche a tassi negativi, e quindi tutto quanto, diciamo, propende in questo momento per una situazione che è di tranquillità e di stabilità. C'è un discorso che non dobbiamo dimenticare, però, che è quello che a un certo punto il momento di emergenza dovuto alla pandemia cesserà. A questo punto è chiaro che l'Unione Europea, magari in modo modificato, ma ritornerà a fare dei controlli di stabilità sui conti pubblici degli stati. E in questo momento, quel momento sarà per noi un passaggio cruciale, perché in realtà il nostro debito pubblico è aumentato molto. Se vengono anche a calare gli acquisti da parte della Banca Centrale, i nostri rendimenti tenderanno a salire. E poi non dobbiamo dimenticare che in qualche modo, in questo momento, soprattutto negli Stati Uniti, ma comincia a intravedersi anche qui in Italia, un leggero incremento dell'inflazione. E quindi questo, diciamo, è una cosa che potrebbe, soprattutto sulle scadenze lunghe dei titoli di Stato, portare a dei rendimenti maggiori. Ecco, hai parlato di inflazione. Sappiamo che all'interno del board della BCE le opinioni sull'inflazione sono abbastanza divergenti. I paesi, soprattutto i paesi del Nord Europa, ma in particolare la Germania, è sempre stata un acerrimo nemico dell'inflazione e, come dire, sono di fatto molto ortodossi sul controllo della stessa. Quindi non è escluso che nei prossimi mesi, poi anche all'interno della BCE, ci possa essere un atteggiamento più prudente per quanto riguarda il piano di quantitative easing ed eventuali ulteriori nuovi acquisti della BCE. Ecco, hai parlato di sostenibilità del debito pubblico. Forse questo anche rientra un po' nelle riforme che il Premier Draghi ha annunciato che verranno realizzate nei prossimi mesi, avviate nei prossimi mesi, anche su richiesta dell'Unione Europea per, come dire, garantire che le risorse che saranno erogate con il Recovery Fund l'Italia sarà in grado di restituire. Ecco, quindi qui introduciamo un po' il discorso dell'economia. Nella vostra analisi, oltre all'osservatorio sul debito pubblico, avete presentato anche o presenterete delle stime sul PIL italiano per i prossimi anni. Ci puoi anticipare qualcosa anche su questo fronte? Certamente.
Allora, noi abbiamo gli ultimi dati ufficiali che sono di fatto ancora preliminari da parte dell'Istat, sono per un quarto trimestre 2020 a meno 2% e un anno 2020 globale a meno 8,8%. Che cosa succederà da qui nei prossimi trimestri? È probabile che noi innescheremo una serie di trimestri positivi e nello nostro studio quello che andiamo a individuare è un primo trimestre con un moderato aumento più 0,3%, questo malgrado il fatto che siamo ancora con una fase di regioni con varie colorazioni, lockdown parziali, eccetera. Comunque, diciamo, la parte negativa del quarto trimestre dovrebbe essere perlomeno superata e quindi vedere un modesto, proprio un lieve incremento, più 0,3% nel primo trimestre. La fase poi di crescita dovrebbe entrare un pochettino più nel vivo nel secondo trimestre con più 1,8%, nel terzo trimestre con un più 2,4%, ma poi potrebbe essere che sul finire dell'anno, quindi nel quarto trimestre, alla chiusura della stagione estiva ci potrebbe essere anche un po' un rallentamento, vuoi anche magari per un discorso di ripristino delle condizioni normali lavorative, magari a questo punto il blocco dei licenziamenti dovrebbe essere tolto e quindi è probabile per noi che ci sia un rallentamento del meno 2,1% nel quarto trimestre. Ovviamente questi sono i dati calcolati precisi, ma noi abbiamo messo delle forbici di confidenza che identificano in qualche modo come diciamo la fascia, la zona di valori in cui si troverebbero queste stime. Che succede nell'intero anno 2021? Cioè, quale sarà la variazione del 2021 rispetto al 2020? Beh, noi l'abbiamo identificato in una forchetta che va tra il più 4 e il più 6 e quindi per noi il lato calcolato è più 4,7%, che è una stima che al momento è superiore a quella che è, diciamo, la gran parte delle stime che ci sono in questo momento, tipo Unione Europea, OCSE, Fondo Monetario Internazionale, eccetera. Esatto, mi sembra il Fondo Monetario dia una stima del 3% Sì. di crescita del PIL per il 2021. Ecco, all'interno della crescita che ci hai appena citato, possiamo scomporre quali sono le voci più significative che potranno trainare la ripresa dell'economia italiana nel corso dei prossimi mesi? Sicuramente le esportazioni, noi diciamo siamo un paese a vocazione manifatturiera o perlomeno con produzione ad alto valore aggiunto e quindi sicuramente il traino maggiore viene dalle esportazioni. Esportazioni che andranno in due direttrici, una nella direttrice europea ma soprattutto nei confronti della Germania e un'altra nella direttrice diciamo dei paesi asiatici verso cui comunque esportiamo tecnologie, esportiamo anche moda, ma la moda diciamo che in questo momento ha sofferto parecchio. Concentriamoci sulla parte europea, la Germania e quindi noi, e questa è la ragione per cui noi siamo collegati a filo diretto con la Germania. La nostra industria è di fatto un indotto della Germania, quindi tutto ciò che è manifattura italiana è componentistica di fatto nei confronti della Germania. Non siamo un solo paese, perché naturalmente ci sono altri paesi come l'Ungheria, la Polonia ad esempio, ma siamo uno dei paesi che produce elementi ad alto valore aggiunto per altri prodotti in Germania. Tipico il settore dell'automotive, quindi dell'industria automobilistica, per i quali noi abbiamo proprio dei distretti su cui produciamo prettamente per la Germania. Quindi la Germania si conferma il principale partner commerciale per l'Italia anche nel corso del 2021, grazie soprattutto, come dicevi, come hai ricordato, al traino del settore dell'auto. Un'ultima domanda, poi ti lascio. Nelle vostre stime avete già compreso un eventuale potenziale impatto positivo del Recovery Fund? No, allora no, non l'abbiamo quantificato anche perché su questo diciamo che, e qui l'abbiamo introdotto proprio nell'introduzione dell'osservatorio, ci sono parecchie incognite. Quali sono le incognite? Beh, in questo momento il governo di Draghi è in quella fase che viene chiamata luna di miele, che è quella dei primi 100 giorni, dove tutto è permesso e tutto diciamo, è lasciato fare dai partiti. Dopodiché i partiti cominceranno a farsi sentire, cominceranno a mettere dei paletti e così via. Io non ho dubbi che da parte del governo Draghi riuscirà a mettere a punto un programma
per ottenere i finanziamenti composto in maniera esattamente come lo vuole Bruxelles, ma poi dopodiché ci sono degli altri problemi che sono quelli delle pastoie burocratiche italiane, della nostra lentezza nel fare i grandi lavori, il fatto che sempre quando si fanno grandi opere si innesta anche diciamo una protesta degli abitanti locali. Quindi queste qui saranno le grandi sfide. Di fatto Draghi non ha molto tempo davanti a sé, deve, diciamo, portare subito sul concreto tutte le riforme che dovrà mettere in atto. Ecco, ricordo magari delle stime che sono circolate già nel corso degli anni, le ha ribadite anche a settembre la Banca d'Italia sull'importanza delle riforme del Recovery Fund, le famose riforme che ha citato Draghi, quindi pubblica amministrazione, giustizia civile e fisco, secondo il Fondo Monetario Internazionale, ma anche secondo altre istituzioni, potrebbero portare una spinta ogni anno l'economia italiana è intorno al 2%, quindi si tratta di riforme molto importanti, nonché la Banca d'Italia è intervenuta anche su un potenziale impatto del Recovery Fund che è stato stimato tra l'1,5 e il 2% all'anno. Anche questo, quindi si tratta di riforme importanti, l'agenda del governo quindi sarà molto delineata su queste cifre, crescita economica che poi, come avevi accennato anche tu, servirà poi per essere in grado di ripagare i debiti, l'elevato debito pubblico e le nuove risorse che arriveranno con il Recovery Fund. Sì, assolutamente. Noi abbiamo bisogno di una crescita perché è solo con la crescita che noi riusciamo in qualche modo a far fronte a quello del debito. E poi dopodiché vedremo, l'avevamo citato prima, potrebbe esserci anche forse una mano da parte dell'inflazione. Certo, l'inflazione non è un aspetto positivo per i cittadini perché grava sulle tasche dei cittadini, fa perdere potere di acquisto, ma sicuramente riesce in qualche modo a diluire quello che è l'entità del debito. Grazie Maurizio, ti ringrazio, ne approfitto per salutare tutti quelli che hanno seguito questo nostro appuntamento e rinnovo l'appuntamento alle prossime settimane. Buonasera a tutti. Buonasera.